anticrisi, prima riunione per il gruppo di esperti individuato dal comune che scuote maggioranza e opposizione. Infortuni sul lavoro a Siena, sfiorati i 3.000 incidenti, 22% in più dello scorso anno. Piscina dell'acqua calda, Pacciani, non chiudiamo fino alla fine dell'anno. Per lo sport il calcio a CR Siena, i bianconeri creano ma non finalizzano, con il Rimini finisce 0-0. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti al TG 91, si è costituito ieri in Sala delle Lupe con il coordinamento del sindaco De Mossi il tavolo di lavoro di esperti convocato dal Comune di Siena per affrontare l'emergenza del caro bollette. Molti i nomi presenti all'incontro tra il mondo del terzo settore, quello delle associazioni e dell'imprenditoria locale. Non sono comunque mancate alcune polemiche bipartisan dalla politica. Lorenzo Agnelli. Un gruppo di lavoro che coinvolga più persone e tutte le istituzioni per l'emergenza energetica. È questa la decisione al termine dell'incontro di ieri a Palazzo Comunale davanti al sindaco di Siena Luigi De Mossi in vista di interventi drastici per alleviare la pesante situazione del caro bollette. Tra gli esperti indicati dall'amministrazione comunale figura l'imprenditore Andrea Brillandi insieme al presidente di Sigerico Massimo Castagnini, al manager sportivo Guglielmo Ascheri, al notaio Alfredo Mandarini e all'imprenditore Massimo Parri. Di categoria, sindacati, associazioni di imprenditori e singoli cittadini erano presenti intorno a un problema che riguarda tutti. Purtroppo negli ultimi anni, tra pandemia e guerra e questa crisi energetica, tanti soggetti si sono trovati a stringersi intorno a problemi di solidarietà e di ricerca di soluzioni importanti. Cercare di tamponare un periodo che ci auguriamo sia breve, in cui l'impennata dei prezzi determina una crisi anche per famiglie che non hanno mai conosciuto la povertà e che rischiano adesso di rimanere senza acqua, luce, gas. Proprio la presenza di questi nomi nell'elenco degli esperti ha provocato diverse critiche dalla società civile e dalla politica, polemiche bipartisan dalla maggioranza e dall'opposizione in consiglio comunale. Per questo martedì era stata presentata una richiesta unitaria di assemblea straordinaria monotematica sui criteri di ripartizione del fondo da circa 1,3 milioni di euro di intervento. Una mossa trasversale da destra a sinistra con il fine di riportare l'iter di assegnazione dei contributi all'interno dell'aula, restituendo al Consiglio Comunale il suo ruolo decisionale e tentando di bloccare questo tavolo di esperti. Una mossa che però rischia di non avere alcun effetto, infatti la prima data possibile per il Consiglio straordinario potrebbe essere il 9 novembre, per cui manca ancora la convocazione ufficiale e da qui a tale data i contributi del fondo dovrebbero già essere stati assegnati, rendendo di fatto vana la richiesta formulata dai gruppi di centrodestra, centrosinistra e civici in assemblea. È certo quindi come nessuno dei firmatari della mozione contro il tavolo di esperti abbia ben digerito il primo incontro istituzionale del tavolo svoltosi ieri sera, nonostante la loro richiesta di un'assemblea consiliare straordinaria dedicata a questo tema. I mal di pancia più forti sono sicuramente quelli dei consiglieri di maggioranza, che per primi sono stati propositori di questa richiesta, a cui però il sindaco De Mossi e la sua giunta hanno risposto picche. È la vigilia di un giorno importante per i lavoratori Whirlpool. Domani la multinazionale statunitense chiude il trimestre e, come detto anche al tavolo ministeriale, comunicherà alcune novità sul futuro dell'azienda. La nota di Whirlpool è attesa in tarda mattinata, ma sembra che l'intenzione della multinazionale sia quella di prendere tempo in attesa di soluzioni più definitive. All'orizzonte resta, come sempre, la volontà di Whirlpool di chiudere gli stabilimenti dell'area EMEA entro il giugno del 2024. Numeri preoccupanti in provincia di Siena per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Il dato cresce di anno in anno. I sindacati si sono riuniti in assemblea per analizzare la situazione. Per noi c'era Filippo Meiattini.
abbiamo un incremento di 420 denunce di infortunio rispetto al 2021, quindi siamo ad oggi a 2642 rispetto a un 2176 dell'anno precedente, quindi sono tantissime. E oltretutto contiamo ad oggi 3 morti sul lavoro su Siena, quindi i dati sono veramente impressionanti per una provincia come la nostra. Quasi 3000 infortuni sul lavoro, il 22% in più rispetto al 2021. È questo il dato dell'anno corrente della provincia di Siena, che purtroppo rispecchia il trend nazionale. CGIL, CISL e UIL hanno organizzato un'assemblea con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a Siena per porre l'attenzione su questa piaga che peggiora di anno in anno. Allora, dunque, io parlo della mia realtà lavorativa, che è una realtà molto particolare, appunto quella dell'appalto, delle cooperative che gestiscono appunto la mensa, per esempio, lì alle Scotte. È una realtà molto difficile, dove la sicurezza del lavoro viene vista spesso come un intralcio, purtroppo, da parte del datore di lavoro, per cui anche il mio ruolo, che comunque sono giovane e inesperta, perché è solo 3 anni che lo faccio, viene visto come, insomma, un ostacolo, diciamo. Questa è la grossa difficoltà che io incontro nel mio posto di lavoro. Sicurezza non vuol dire semplicemente quello che accade tutti i giorni, l'infortunio, ma prevenire anche la sicurezza nel futuro, di investire, cercare di far investire l'azienda sulle attrezzature. L'assemblea senese ha preceduto la manifestazione nazionale che si terrà a Roma il 22 ottobre. I sindacati scenderanno in piazza per chiedere che il tema delle morti sul lavoro venga posto al centro dell'agenda politica. Adesso torniamo a parlare della piscina dell'acqua calda. Il presidente della WISP, Simone Pacciani, ha confermato che grazie agli aiuti del comune la chiusura dell'impianto a breve termine è scongiurata. Restano però i dubbi sul futuro. Filippo Megliattini. Boccata di ossigeno per WISP. La piscina dell'acqua calda resterà ancora aperta, perlomeno per qualche mese, grazie ai 50.000 euro stanziati dal comune. Scampato il pericolo di chiusura a breve termine, ma il futuro resta ancora incerto con l'attuale costo delle bollette. E dopo l'incontro che abbiamo fatto nei primi di ottobre, in cui il sindaco sarà impegnato comunque a cercare di darci la mano, ovviamente è stato importante che poi lo stesso sindaco abbia riconosciuto questo aiuto, un aiuto che ovviamente è proprio un aiuto, nel senso, perché comunque non è una risoluzione definitiva, perché i costi sono altissimi, però ci permetterà, diciamo, di andare ancora avanti. Io spero di poter almeno di chiudere il 2022, nel senso di poter chiudere la stagione. Poi in un mondo così complicato e che tutti i giorni cambia, è difficile fare previsioni. Per quanto riguarda le piscine della provincia gestite da WISP ad Abbadia San Salvatore e Montepulciano, i lavori di ristrutturazione non sono ancora completati ed anche il caro bollette è un fattore da non sottovalutare. Per quanto riguarda la piscina di Abbadia, stiamo facendo dei lavori per portare l'approvvigionamento dell'acqua. Ho parlato anche stamani con l'assessore Volpini e col sindaco, e anche lì sembra ci sia la volontà da parte dell'amministrazione di darci una mano, come ci è data il comune di Siena. Il comune di Montepulciano, anche lì stiamo ragionando. E ora lì in quella piscina c'è stato un evento atmosferico importante, un danno importante alla centrale termica, e quindi c'è dei lavori in corso che probabilmente porteranno via ancora un po' di tempo. Ecco, la nostra volontà è, se insieme all'amministrazione, di trovare le soluzioni per stare aperti e per stare aperti il più possibile. Parliamo di politica. Questa mattina Rosy Bindi, ex ministro ed ex esponente del Partito Democratico, ha parlato ai nostri microfoni per un'analisi sulla condizione attuale della sinistra a livello nazionale e locale a Siena in vista delle amministrative. Lorenzo Agnelli. Nelle ultime settimane è tornata a dire la sua Rosy Bindi sul destino del suo ormai ex partito, il PD, di cui è stata per anni punta di diamante. Senese, o meglio sinalunghese doc, la Bindi proviene dalla DC, quella che ha sempre guardato a sinistra, fino a diventare una delle donne più radicali e progressiste all'interno dei Dem, lontana dalla visione più liberale dei vari Renzi e Calenda, ormai approdati nel loro nuovo terzo polo. La ex ministra ha più volte ribadito la sua posizione
sulla condizione attuale del suo ex partito e sul suo futuro, per cui vede solo lo scioglimento e un nuovo corso, la nascita di un fronte progressista che accolga tutte quelle anime che veramente si definiscono di sinistra. La sconfitta più evidente è avvenuta proprio nelle regioni come la Toscana, per esempio, cioè quelle regioni a tradizionale insediamento della sinistra nel nostro paese. Quindi è chiaro che il paradosso è che quel cosiddetto zoccolo duro del consenso al Partito Democratico rischia di essere quasi un freno a un rinnovamento e a una ricostruzione e rifondazione della sinistra in Italia, che per me deve andare oltre il Partito Democratico, cioè il Partito Democratico dovrebbe mettersi a disposizione di ricostruire tutto il campo della sinistra. E guardando al 2023, alle elezioni amministrative di Siena, il pensiero della Bindi sul Partito Democratico locale è altrettanto duro e critico. Quello che naturalmente sconcerta è che non è che vince la destra a Siena in particolare perché è forte. Ha vinto la destra perché la sinistra è divisa, perché dentro il Partito Democratico ci sono ancora i capi correnti e le consorterie che da quello che io sto capendo per il futuro delle elezioni a Siena sembra che non abbiano voglia di vincere neanche questa volta, cioè che siano quasi rassegnati al secondo mandato dell'attuale sindaco. Tutto questo sta a dimostrare questa debolezza di un'alternativa del centro-sinistra, che naturalmente è tenuta prigioniera da un Partito Democratico che ancora non si libera anche della vecchia braccio di ferro tra alcuni esponenti, capi corrente, come li vogliamo chiamare, che sono più preoccupati del loro destino che non del destino della città. Stagione di vittorie per Francesco Caria, detto Tremendo, che in Sardegna ha vinto tutte le corse più importanti. Viola Carignani è andata a intervistarlo. È stata un'estate piena di successi per Francesco Caria, detto Tremendo, che in Sardegna ha vinto ben 5 pali a pelo consecutivi, da Fondi a Sedilo, passando per Bono. Sì, dai, diciamo che sono state delle trasferte positive. Si è iniziata la stagione col palio di Fondi. Montavo un cavallo nuovo che hanno comprato degli amici da Buti a Pisa, e un cavallo che si è adattato molto bene ai pali e ha fatto subito gol al palio di Fondi. Poi dopo mi viene data l'opportunità di montarlo al palio di Sascarella a Sabono, tra l'altro il paese dei proprietari, quindi per loro è una vittoria doppia, insomma. E ci ho vinto il palio di Sascarella e poi lo rimonto sempre al palio del Goceno, sempre a Bono, e rivinco anche il palio del Goceno. Poi ho vinto il super palio Airvas con Bagoga, che è una cavalla che abbiamo qui a Scuderia, e sempre con Bagoga ho vinto il palio a Sedilo. Hai avuto modo quest'anno di andare tante volte nella tua isola, come si sta in Sardegna e qual è la situazione dei cavalli attualmente? No, in Sardegna comunque si sta sempre bene perché comunque hai modo di conoscere sempre tante persone. Quest'anno ho avuto occasione di rincontrare belle persone, comunque poi nell'ambiente anche dei pagli gli organizzatori si sono dimostrati competenti per poter organizzare pagli come questi che ho fatto io, insomma erano tutti un'organizzazione perfetta, diciamo. E poi alla Sardegna c'è sempre tanti cavalli, ho visto tanti mezzo sangue, ce ne sono belli, bei cavalli anche, e insomma l'ambiente è sempre bello, dai. Senti, tu sei un po' un talent scout di puledri in Sardegna, riesci sempre a trovare cavalli di grande qualità che si adattano a Piazza del Campo. Hai visto qualcosa che potrebbe interessare a futuri proprietari senesi? Sì, mancano i proprietari, i cavalli ne ho visto e ne ho visto diversi, anche qualche cavallo di 4 anni che va in 5, anche qualche 3 anni, i cavalli non mancano e vedo un po' che sta un po' svanendo la voglia ai proprietari di continuare a fare i proprietari. Ci spostiamo in Valdelsa, sono recenti le pubblicazioni di Verso il Futuro e Casilde de Gubernatis, le ultime due opere di Meris Mezzedimi, ex preside, scrittore e memoria storica della Colligianità. Simone Demianturi.
Meris Mezzedi, mio autore colligiano con una vasta produzione, ha recentemente presentato due libri intitolati Verso il futuro e Casilde de Gubernatis, entrambi editi da Helicon. Il primo è un romanzo, il secondo riguarda la storia locale. Ambedue i generi sono assai frequenti nell'opera di Meris Mezzedimi, il quale si scrive nel solco della lunga tradizione letteraria colligiana. Verso il futuro è una storia che riguarda due anziani coniugi e il modo in cui trascorrono la pandemia. Naturalmente loro sono collegati con tante persone, con tanti personaggi che si avvicendano nel corso della storia presente nel romanzo. E trattano argomenti a volte di tutti i giorni e a volte anche argomenti importanti che invitano a riflessioni. Se Verso il futuro riguarda la vita di una famiglia al tempo del Covid, Casilde de Gubernatis interessa le vicende del Regio Conservatorio di San Pietro, che oggi ospita il museo. È la storia praticamente delle direttrici che nel corso del tempo, dal 1881, si sono avvicendati nel conservatorio. È una storia quindi da carattere tipicamente femminile. Ci presenta un ambiente particolare, quello di un conservatorio, in questo caso di un collegio, con le sue scuole. E quindi questa è una tessera che va ad aggiungersi alle molte altre che ho dedicato alla storia di Colle. È un omaggio alla mia città perché Colle, tra l'altro, è anche una città di cultura. Nuova vita per l'ex carcere ed ex convento di San Domenico a San Gimignano. Pronto un investimento da 20 milioni di euro per configurare questo spazio in ambito turistico e per la comunità. Sentiamo. È stata indetta la conferenza dei servizi sul progetto per l'ex carcere ed ex convento di San Domenico. Dopo l'approvazione in consiglio comunale del piano di recupero, nei giorni scorsi Opera Laboratori ha presentato il progetto definitivo e il comune di San Gimignano, comproprietario con la regione Toscana, ha indetto la conferenza dei servizi decisoria. Ora, come previsto per legge, tutti gli enti sovraordinati hanno tempo di esprimere i propri pareri entro la metà di dicembre. Il sindaco Marrucci sottolinea che l'obiettivo è chiudere l'approvazione entro il prossimo marzo e consentire l'inizio dei lavori nel 2023. Il traguardo porterà ad una nuova vita il complesso di San Domenico per un investimento da oltre 20 milioni da parte di privati su di un bene pubblico che corrisponde a circa il 10% dell'edificato del centro storico di San Gimignano, patrimonio dell'umanità. Il progetto prevede un'arena da 1000 posti a sedere per teatro e lirica al posto di quella che fu l'ora d'aria per i detenuti. Un percorso panoramico per i visitatori da cui ammirare lo skyline di San Gimignano al posto del camminamento di ronda. Nuovi spazi pubblici per la collettività. Una struttura ricettiva esperienziale con camere ricavate nelle ex celle del convento e poi ancora un'area convegni e spazi per ospitare botteghe artigianali locali, associazioni e gallerie multimediali. Stiamo a Poggibonsi, Adele Ceccherini ha vinto una borsa di studio messa a disposizione dall'Associazione Internazionale Dino Buzzati grazie alla tesi di laurea su poema a fumetti. Opera del celebre artista Buzzati. Simone Damianturi. Adele Ceccherini ha vinto una prestigiosa borsa di studio dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati. Il premio è stato consegnato a Feltre, in provincia di Belluno, dove il celebre giornalista, scrittore e artista nacque nel 1906. Adele è stata premiata per la sua tesi di laurea sul poema A fumetti. Proprio i fumetti costituivano una delle tante e grandi passioni di Dino Buzzati. Nella mia tesi ho trascritto il testo di Poema a fumetti, quest'opera scritta e disegnata da Buzzati, in un linguaggio di programmazione, riprendendo un progetto di codifica dei testi dell'Università dell'Indiana, quindi dell'Università in America. La mia tesi, siccome è un lavoro che mi ha preso diverso tempo e anche impegno e che ho svolto con passione, l'ho inviata all'Associazione Internazionale Dino Buzzati, a sede a Feltre, in provincia di Belluno. Loro hanno riconosciuto il valore del lavoro e in occasione del premio per conoscere Dino Buzzati hanno deciso di premiarla.
Il premio consiste in un assegno di ricerca che mi consentirà di continuare gli studi su quest'autore e di scrivere un articolo, recandomi nuovamente a Feltre e al centro studi e seguita anche dagli esperti e degli studiosi che fanno parte di questa associazione che è collegata allo IULM di Milano, avrò la possibilità di ricercare. Per me è stata una bellissima occasione e spero di poter continuare a studiare quest'autore e vi consiglio di leggerlo e di conoscerlo perché è uno dei più grandi della nostra letteratura. Grazie. Ci spostiamo a Chianciano Terme dove è in programma dal 28 al 29 ottobre la prima conferenza programmatica nazionale del turismo. Una grande opportunità per il territorio. Veronica Costa. Sarà Chianciano Terme dal 28 al 29 ottobre ad ospitare la prima conferenza nazionale programmatica del turismo, un evento voluto dal Ministro del Turismo a cui parteciperanno i principali stakeholders di settore a livello nazionale ed internazionale e che vuole rappresentare un momento di riflessione sull'evoluzione dell'industria del turismo nazionale. I temi che verranno approfonditi andranno dalla sostenibilità economica ed ambientale al complesso mondo del lavoro nel turismo, dalle governance territoriali all'inquadramento normativo europeo. Quindi devo dire che per noi è motivo di grande soddisfazione. È chiaro, è stato un lavoro incredibile, devo ringraziare intanto il ministro Garavaglia per la fiducia che ci ha dato, devo ringraziare tutto il ministero, quindi tutti coloro che all'interno del ministero hanno lavorato e continuano a lavorare per questo evento. Le adesioni ad oggi sono più di 1000. Oltre ogni più rosea aspettativa, credo che di questo devo ringraziare anche il Ministero, anche qui il Ministero del Turismo, perché finalmente negli ultimi anni, come ho detto, oltre di mare, montagna, cultura, si riparla anche di Terme, che erano destinazioni turistiche un po' sparite, no? Nell'immaginario certo. Comune, si pensava che le Terme non si potesse fare vacanze, invece così è e così deve essere e così spero che sarà in futuro, quindi con il bonus Terme finalmente anche le nostre destinazioni, non parlo solo di Chianciano ma di tutte le destinazioni chiaramente italiane, consideriamo che la Toscana oltretutto è una regione tra le più ricche di zone e città termali, ne abbiamo più di 20, quindi in Italia siamo tra le regioni con più appunto terme o città termali e quindi credo che sia stato giusto riporre l'attenzione sulle nostre destinazioni, sia giusto investire anche sulle terme, sia giusto investire anche su quello che è il benessere, la vacanza attiva che in una città termale come per esempio Chianciano sono assolutamente c'è possibilità di viverle. I sindaci del sud senese hanno annunciato un presidio davanti alla sede di Ferrovie Statali per chiedere interventi urgenti sul fronte, soprattutto del trasporto ferroviario, in particolare dell'alta velocità. Ce ne parla Simone Giani. Il 7 novembre a Firenze si terrà un presidio dei sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Arapolano Terme, Sinalunga, Todita di Siena, Tadequan dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per chiedere un trasporto ferroviario più moderno nella Toscana del Sud. Un tema centrale soprattutto per il comune di Chiusi, visti i disagi che spesso si registrano sulla tratta tra il comune etrusco e Siena. Ci siamo messi tutti insieme e abbiamo detto cerchiamo di fare qualcosa. Poi è ovvio che nel momento in cui inizi a parlare di ferrovia, sappiamo che nella nostra zona, che è anche la provincia di Siena, Valdichiana Senese, ma che poi si estende anche al confine regionale, oltre il confine regionale, ci sono tutta una serie di questioni. Quindi che cosa abbiamo pensato? Intanto mettiamole tutte insieme, ma partiamo dai servizi per tutti. Cioè qui quando si parla di ferrovia, ormai c'è questa sbornia collettiva, diciamo così, che è riferita solo e esclusivamente all'alta velocità. Cioè, noi ci dobbiamo sedere al tavolo di tutta questa trattativa generale, ma che riguarda non soltanto l'alta velocità e la stazione in linea, che è ora l'unico argomento che interessa a tutti, ma noi ci dobbiamo occupare dei servizi per tutti, perché se non creiamo quei servizi base, le nostre zone si spopoleranno ancora di più di quanto stanno facendo in questo momento. Io mi sto sforzando di parlare solo di queste cose, ma non si vuol sentire, insomma. Quindi spero che questo presidio, questa piccola protesta che cercheremo di fare, che ovviamente è aperta anche ad altri sindaci
degli altri comuni, dell'unione dei comuni, insomma, più saremo e meglio, staremo, insomma, e meglio riuscirà anche la cosa. Però ecco, lo vogliamo fare nell'interesse di tutti, per partire proprio dalla base, non dalla testa. Adesso la pagina sportiva, il calcio, il Siena convince e reagisce dopo la brutta sconfitta con la Torres. Mostra infatti una grande intensità nella partita con il Rimini, ma non riesce a finalizzare. Al Franchi la gara finisce 0-0. Veronica Costa. Il Siena costruisce tanto, ma non va oltre lo 0-0 con il Rimini. I bianconeri producono un ottimo numero di azioni pericolose, ma la prestazione di Zaccagno, il portiere del Rimini, è provvidenziale nel mantenere il risultato in parità. Il Siena lascia così il Franchi con l'amaro in bocca per non aver raggiunto i tre punti meritati, ma la risposta della squadra dopo il KO con la Torres è sicuramente convincente. Tutti questi pensieri alla classifica ci levano, ci fanno fare le brutte prestazioni di Sassari, perché poi pensare troppo alla vittoria, oggi tutti eravamo anche pochini, c'erano pochi intimi e i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto una grande partita, gli faccio complimenti, e ci è mancato il gol, tanto è evidente, però secondo me è importante il pensiero comune ora. Il pensiero comune che deve essere quello di fare un percorso di crescita, un percorso di crescita. Noi siamo andati a giocare quella partita di Sassari pensando alla classifica e ci siamo consumati al pensiero della classifica. Noi dobbiamo pensare a crescere, non è perché siamo il Siena, dobbiamo pensare a stare ai vertici del campionato. Siamo partiti con grande umiltà, con grande attenzione a quello che era le parole nel comunicare in modo chiaro qual era il nostro campionato. Ci siamo trovati primi in classifica e sono venuti fuori questi voli pindarici che a noi non ci piacciono. Abbiamo perso una partita a Sassari, ci sembrava tutti morti e a noi non ci piace, quindi ci chiediamo, noi squadra, noi staff, perché sinceramente anche noi staff e noi squadra siamo stati condizionati dal piacere di stare in cima. Quindi ci chiediamo tutti di pensare alle prestazioni. Se noi riusciamo a fare un percorso di crescita così importante come stiamo facendo da luglio ad oggi, arriviamo a un punto del campionato dove abbiamo una grossa e forte identità per giocarcela con chiunque. Stasera abbiamo avuto tantissime occasioni. Se nella punizione finale magari invece di picchiare addosso alla barriera, quello che tutti abbiamo pensato, cosa c'è da dire alla squadra? Ci sono squadre come il Cesena, come la Reggiana, come l'Enterla, come qualche altra squadra che si nasconde, che le devono vincere le partite. Noi dobbiamo essere fieri della prestazione che abbiamo fatto. Adesso la Emma Villas manca sempre meno al secondo appuntamento al Palaestra della stagione di Superlega. Sabato 22 ottobre alle 20:30 arriva la fortissima Gas Sales Blue Energy Piacenza dell'ex bianco-blu, neocampione del mondo, Iuri Romanò. I senesi sono alla ricerca dei primi punti in classifica. Lorenzo Agnelli. Per la Emma Villa Subestiana non è stato un inizio semplice in questa nuova avventura della Superlega 2022-2023. Per adesso infatti sono arrivate 3 sconfitte, solo 2 set all'attivo, nessun punto e l'ultima posizione in classifica. Un bilancio per adesso molto amaro, ma in qualche modo preventivato, visti soprattutto gli avversari che in queste prime 3 giornate si sono contrapposti ai colori bianco-blu. Prima Trento, poi Perugia, contro cui i senesi hanno venduto cara la pelle seppur perdendo per 3-1, mentre la sconfitta più amara è stata quella registrata a Milano contro l'Allianz, la quale ha schiacciato i ragazzi di coach Montagnani in modo netto per 3-0. Siamo molto rammaricati sinceramente dal risultato, più che risultato dall'atteggiamento avuto domenica a Milano, che è quello su cui stiamo lavorando e è quello su cui non vogliamo più sbagliare. E poi dopo i risultati sappiamo che arriveranno, perché insomma sapevamo che l'inizio era molto difficile. E sabato avremo un'altra partita molto difficile con davanti grandi campioni, e quindi ecco, l'importante è fare bene noi, esprimere una buona pallavolo, poi il risultato si vedrà. Poi le partite che ci saranno da vincere arriveranno, lo sappiamo e le aspettiamo con molto entusiasmo.
Tra due giorni, sabato alle ore 20:30, la Emma Villas tornerà tra le mura amiche del Palaestro contro un'altra temibile avversaria, la Gas Sales Blue Energy Piacenza dei fortissimi Simon e dell'ex bianco-blu Yuri Romanò, che domenica scorsa ha battuto per 3-1 l'Itas Trentino. Uno su tutti sicuramente Simon, non credo che abbia bisogno di presentazioni. Però sì, sono rinforzati, hanno fatto un mercato molto molto importante, hanno preso tanti campioni, il campione del mondo Romanò, che ha giocato, ecco, anche ex Siena, quindi lo conosciamo bene, vogliamo far bene, loro sono una grande squadra, lo sappiamo, hanno sicuramente altri obiettivi, però al momento anche loro sono un po' in difficoltà perché sono arrivati tutti da pochi giorni e da poche settimane. Quindi vogliamo sfruttare anche questo per cercare di magari portare a casa qualche punto. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo e alle 22:45 torna il Palio d'inverno a cura di Veronica Costa. Alle 23:30 circa la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.